Asinta! Non sembri felice di vedermi. Non ti aspettavi di rivedermi. Cosa ci fai qui? No, tu che ci fai qui? Dovresti essere morta. Hai sempre confuso i tuoi desideri con la realtà. La realtà è che tu non sei nessuno. La realtà è che sei una maledetta imbrogliona. Un'impostora che tuo padre adora, che è amica di tua cugina e che dorme nel tuo letto e passeggia nel tuo giardino. Tu che credevi di conoscermi così bene. Avresti dovuto sapere che la figlia di Peppa non si arrende mai. Basta vivere di ricordi. Torna al presente, amica. Sono tornata dall'inferno in cui mi hai lasciata. Da quelle strade dove supplicavo i ricchi di lasciarmi mangiare nella loro spazzatura. Ho dormito per strada, ho sopportato i topi che di notte camminavano sopra il mio corpo. Questo conferma ciò che sei, una miserabile. Aurora non avrebbe mai permesso che le accadesse tutto ciò. Il suo buon padre l'avrebbe salvata. Il mio buon padre lo ha imbrogliato. Non mi aspettavo che mi cercasse. Ora lui è mio padre. No, lo è solo nella follia della tua mente malata. Ma ora sono qui e mi riprenderò quello che è mio. Nessuno ti crederà. Riconoscilo. Sei morta. Sei l'ombra di ciò che eri, la mia ombra. Sai, credo di essere una figlia migliore di te. In collegio eri arrabbiata con tuo padre, poi sono arrivata io, piena di amore e perdono. Il perdono mio padre dovrà guadagnarselo. Lo vedi? Il risentimento ti corrode l'anima. Proprio tu mi parli di anima, demone dell'inferno! Insultami quanto vuoi. Entro breve la tua faccia ricadrà nel fango da cui provieni. Sono sopravvissuta all'abbandono e alla miseria. Quindi non sognarti nemmeno per un istante di tenerti la mia vita e i miei beni. Posseggo già tutta la tua vita. Sono Aurora, la figlia di Tristan, e sono venuta per restare. Io sono Aurora, figlia di Peppa, la levatrice. E sono qui per distruggerti. Belle parole per un romanzo. Tu non distruggere niente, io sono te. Sei arrivata troppo tardi. Non sarà mai troppo tardi per recuperare la mia identità. E con quale prove lo farai? Come pensi di dimostrare chi sei veramente? Sono sua figlia. Dimostralo! Non hai niente. Non sei niente. Vai da Tristan e digli di essere la sua vera figlia, se vuoi. Vedrai come ti girerà le spalle. Gli racconterò cosa è successo a Bombay. Come mi hai abbandonata in India senza documenti né denaro. Vedrai come smetterà subito di vederti come la sua amata figlia. I suoi occhi vedono solo me. So che ci hai osservato in questi giorni. Hai visto con che amore mi tratta, con quanta cura. Come se fossi il suo tesoro più prezioso, il suo tesoro. Tristan ora vive solo per me. Aurora, devi accettarlo. Io sono sua figlia e nessuno al mondo riuscirà a convincerlo del contrario. Io ci riuscirò. Prima o poi ti smaschererò, Jacinta. Se fossi in te, impiegherei le mie energie per tornare sui miei passi e ricominciare da un'altra parte. Qui l'unica cosa che otterrai è essere presa per una pazza. Con questi potrai comprare un biglietto per il treno che viene da Munia. Se hai un minimo di buon senso, prendili e vai più lontano che puoi. Non vado da nessuna parte. E mi riprenderò la mia vita. Fai come ti pare. Se vuoi vedere il disprezzo di chi non ti ama più.